E salve a tutti YouTube, sì, posso Filippo Ferenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo di Madres, ultimo film per quanto riguarda il progetto Welcome to the Blue Mouse. Ci fa conoscere una coppia che, in attesa del loro primo figlio, si trasferirà in una piantagione messicana. Ho degli strani sintomi e delle bizzarre apparizioni metteranno in pericolo la giovanissima coppia. Ecco, qui siamo davanti a un classico ok movie, ma con forse uno dei finali più angoscianti che io abbia mai visto. Concentriamoci principalmente sulla trama. Una trama possiamo considerarla veramente semplice e non diciamo banale, perché comunque non lo è. Abbiamo una presenza attoriale che comunque funziona, in particolare per il personaggio di Diana. Un buon livello di tensione viene anche aiutato da una durata breve del film, siamo 83 minuti, 80, una roba del genere. Non lo considero come un vero e proprio horror nel vero senso della parola, nonostante la casa di produzione è famosa per produrre per la maggior parte film horror, ma se devo considerare l'unico e anzi il vero elemento horror di questo film, non è proprio nel film in sé, ma nel finale. Vi posso dire forse uno dei finali più pesanti e raccapriccianti che io abbia mai visto. Il messaggio di sottofondo che questo film ti vuole dire, non proprio nel film o comunque non proprio nel film, risiede proprio nel finale. Appena voi vedrete questo finale, vi verrà veramente la pelle d'oca per quello che il film vi voleva dire. Vi posso dire che mai avrei pensato di poter dire questo film è un ok movie, ma con qualcosa in più. Io non so se considerare questo Madres il capitolo conclusivo di questo progetto, dipende da quale film vedrete prima, o The Manor o questo, ma comunque se questo dovesse essere il film conclusivo di questo progetto, posso dire alla Blue Mouse e alla Prime Studios bravissimi, perché mi ha fatto veramente accapponare la pelle. E io di film che comunque ne ho visti un bel po', non mi aspettavo una mia reazione a un film del genere. E quindi ragazzi, che dire, spero che la recensione del nuovissimo Madres vi sia piaciuta. Ovviamente vi metterò qua sotto il link in descrizione tutte, ma dico tutte, le recensioni del progetto Welcome to the Blue Mouse. Noi invece ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video, condividetelo ovunque e ciao!